Il 9 novembre 1989 cade il muro di Berlino. Meno di un anno dopo, il 3 ottobre 1990, la Germania è di nuovo una. Date che restano nella storia, punti di arrivo e di partenza che cambiano gli scenari del mondo. Una nuova stagione del processo di unità del vecchio continente si apre nel 1992 con il Trattato di Maastricht, un'idea di Europa che decenni prima aveva entusiasmato il senatore Agnelli e che la Fondazione fa propria. Mi aveva appassionato leggere e rileggere il libro di Giovanni Agnelli e di Attilio Cabiati, Federazione Europea o Lega delle Nazioni, tra l'altro perché era il dialogo intellettuale tra un grande imprenditore e un grande economista, e la prospettiva federativa mi sembrava, leggendo il libro ripubblicato nel 1995, quella da privilegiarsi. Bisognerebbe muovere dall'unione economica monetaria verso un'unione politica, cioè verso una prospettiva federativa, anche se non credo che l'Europa sarà mai identica agli Stati Uniti d'America. Alla vigilia degli anni 90, l'eclisse dell'ideologia comunista non porta, come alcuni intellettuali sostenevano, la fine della storia. Al contrario, l'incalzare della globalizzazione e il primato dell'economia sulla politica sollecitano il pensiero liberale a individuare nuove strade per la coesione sociale e per il ruolo delle istituzioni rispetto ai mercati. Mentre di questi temi si discute in tutti i paesi avanzati, l'Italia è in ritardo. Perciò la Fondazione istituì il premio Senatore Giovanni Agnelli per la dimensione etica nelle società avanzate. Una giuria internazionale, presieduta dallo stesso avvocato, assegnò il riconoscimento a personalità che ponevano la centralità dell'etica come guida del cambiamento sociale. Dal 1988 al 1995 furono premiati Isaiah Berlin, Amartya Sen, Ralph Dahrendorf e Norberto Bobbio. Si creò una fitta rete di contatti e il confronto con figure intellettuali di prima grandezza nel panorama culturale internazionale. E presto affiorarono altri temi di discussione. Uno su tutti appariva necessario e urgente: come passare dal welfare state, che per decenni aveva sorretto gli stati europei e ora in profonda crisi, a una welfare society, nella quale società civile e sussidiarietà si affiancassero allo Stato e al mercato. La sfera che stava tra istituzioni politiche da una parte e mercato dall'altra era considerata ampiamente secondaria. In questo scenario di trasformazione mondiale, l'Italia si trovò a vivere un brusco risveglio. Con Tangentopoli e l'inchiesta Mani Pulite, nel 1992 scoprì, o fece finta di scoprire, un sistema di corruzione che impregnava l'intera cosa pubblica. Fu l'inizio di un lungo guado. In quegli anni cresceva la Lega Nord e scendeva in campo Silvio Berlusconi con Forza Italia. Nel paese il dibattito politico era feroce e toccava il cuore della Costituzione. Si discuteva animatamente di decentramento e federalismo, mentre Umberto Bossi minacciava secessioni. La Fondazione avviò studi a 360 gradi sulla riforma dello Stato. Rimase sul terreno della ricerca, non nascondendo la preferenza per un sistema di governo federalista, in un contesto però rigorosamente unitario. Alimentò il dibattito e allo stesso tempo molte polemiche, soprattutto con la proposta di ridurre il numero delle regioni da 20 a 12. Ma qual era la motivazione profonda di questi programmi della Fondazione? Noi pensavamo che introdurre il principio di sussidiarietà come criterio per cercare l'efficienza fosse l'unica via che avevamo di fronte. In realtà poi le cose sono più complicate, perché effettivamente avevamo sottovalutato l'esigenza che il federalismo ha bisogno di etica della responsabilità. Il rischio di vedersi arruolati da questa o quella parte politica non fu mai così vicino. In realtà le proposte della Fondazione Agnelli si basavano soltanto sull'idea di rendere più forte l'Italia nei confronti di nuove logiche internazionali che alla vigilia del nuovo secolo
innervavano l'economia e il cambiamento sociale, uno scenario di riforme e di efficienza sul quale ancora oggi, purtroppo, il Paese non riesce a misurarsi.